Buongiorno a tutti e benvenuti. Video acquisto da Perline Bijou perché volevo acquistare la finitura Ioniq e tanto che volevo acquistarla. Come sapete, è un bel po' che è venuta fuori questa finitura. Finalmente ci sono riuscita. L'ho presa anche come Perline Gem Duo e Le Ginkgo, sempre la stessa finitura. E poi un po' di Miyuki 11.0, niente di che, solo questo. E adesso ve la farò vedere abbastanza veloce, diciamo, così le vedete un po' più da vicino come sono. Questo è praticamente. E non è come lo vedete voi, è più chiaro ed è il Ioniq Turquoise. Come vedete, sono bustine da 10 grammi. Poi, no, continuo sempre con le Paisley. Questa invece è Ioniq Orange Dark. Sono veramente molto molto belle. Questa invece è White Green, questo mi piace tantissimo, sia come colore che come misto di colori, ecco. Questa invece non è un Ioniq, però mi mancava, sono i tutti frutti banana, è un colore che mi è sempre piaciuto e adesso con l'autunno ci vuole. Questo invece è Ioniq Pink, come vedete, Ioniq Pink Red, veramente ben fatte anche. Questo è Ioniq White Red, perché ha le striature con il colore rosso. Questo invece non è da Ioniq, è la finitura Slushly. Anche queste mai acquistate, ho preso due bustine veramente belle. Adesso evito di fare quell'umore brutto perché non mi piace. Ecco, perché queste ve le devo far vedere proprio così e si vedono meglio. Allora, da una parte, come vedete, la finitura è un colore pieno e dall'altra è trasparente con dentro, sembra un come le perline crackle. Sono veramente belle, un colore ametista. Vediamo come si chiamano. Ecco come si chiama Slushy Purple Grape. Quello che è, comunque sono veramente stupende questo colore. È molto molto bello, per non dire di quest'altro che è la stessa finitura, ma si chiamano le Slushy Bubble Gum. Veramente belle, 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 belle. Questo è sempre quello di White Blue, molto bello. Queste invece sono le Ioniq Pink Blue perché le striature sono colore blu. Quest'altro sono le Ioniq Light Yellow, anche questo molto bello come colore. Questo è Yellow Red, veramente bello anche questo. Questo qua dovevo prendere due bustine, chissà perché non l'ho fatto. Oh, come vedete, queste bustine si rompono facilmente. E questo è sempre il White Pink, quello di prima, che sono tutte. Siccome si è rotta la bustina anche di questo pieno Ioniq Red Yellow, questo qua,
Allora le vedete tutte lì per terra. Queste bustine non mi sono mai piaciute. Poi vi faccio vedere le Gem Duo, che queste sono le Ioni Gradiello, molto molto belle. Queste invece sono le Dark Red, come vedete. Queste non sono le Ioni, sono, come vedete, una colorazione che io non ho mai presa, ma molto molto bella. Questa è la colorazione, non la leggo perché è un po' la mia pronuncia magari non è buona. Poi Ionic White Red, bella. Queste anche sono stupende, anche se in colore scuro, che però bello bello bella. Sono le Jet Pink. Queste altre sono le Green Turquoise, molto belle, di queste prese due bustine. E queste altre invece, sempre un colore scuro, sono le Jet Blue, veramente belle anche queste. E di Ginkgo ho preso questo, come vedete, White Red, poi la Yellow Red, Blu, white green, pink red, anche queste che sono veramente belle, blu yellow, molto molto belle queste. Io non ho preso tutte le colorazioni. Magari un giorno lo farò. Invece ho preso anche le Miyuki 110, questo è un light rose, quest'altro è Galvanize and Gold. Questo invece è un Duracoat Galvanize, questo è champagne e questo è il Galvanized Pepper, è un colore che a me piace tanto, sono due bustine. E quello che ho acquistato, che non ho mai acquistato, sono questi aghi, sono due aghi da Tulip da 12, che costano anche tanto, come vedete, e per vedere se mi trovo meglio, nel senso tutti quelli che io ho. Alla fine sì, mi sono trovata benissimo con quelli da Miyuki, ma volevo provare anche questi per vedere se magari sono meglio della Miyuki. Non lo so, ho sentito dire che sono meglio. È vero, non è per tutte le mani, ma non lo so. Vi dirò poi in seguito. E poi ho ricevuto due omaggini, che sono questi due. Non so che cosa sono due. Ah, ecco, delle perline da fare i braccialetti, c'è un foro largo. E quest'altro, ecco, dice è Giada. Che belli colori. Misto di rosa, verde. E si sente che è pietra perché pesante. Questo è tutto, grazie per l'omaggio. Ecco, vi volevo farvi vedere un po' da vicino, anche se, come dicevo prima, è un bel po' che sono sulla piazza, sul mercato. E niente, grazie a tutti, ci vediamo presto. Ciao!